Venditalia 2014, siamo allo stand del famoso WeDo, del famoso Excellion e fra poco del famoso iVending. Giuseppe Ceraso è il responsabile tecnico dell'azienda Sistemi Vending, che si occupa della produzione e della commercializzazione di questi prodotti appena citati. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati, ben ritrovati. Ben ritrovato tu davanti alle telecamere, perché loro mi sorbiscono praticamente quasi ad ogni intervista e è il momento di poter dire a loro nei prossimi 600 secondi, non di più, tutto quello che siete venuti a presentare. Vedo anche con enorme successo qui al vostro stand, vista l'affluenza, in questo Venditalia 2014. Beh, Venditalia 2014 per noi è un'occasione comunque diciamo di presentazione di novità. Le novità sono sicuramente il WeDo, che è la evoluzione dell'Apollo, di questo deconto che ha fatto, diciamo, ha storia. Aperto diciamo le abitudini al deconto di molti gestori in Italia. Ma diciamo anzitutto che cos'è WeDo, perché in tanti ogni tanto guardavo nei corridoi, saltellando da uno stand all'altro, che erano concentrati sulla rivista Vending News, questo WeDo, e dicevano ma è un deconto? No, diciamo lo limitiamo se è un deconto. Il sistema è un vero e proprio telecontrollo. Telecontrollo per le macchine OCS e diciamo in alcuni casi anche per le macchine freestanding. Che cosa fa WeDo? WeDo non ci fa da deconto, ma permette di avere in tempo reale delle informazioni dal nostro parco macchine direttamente sulla nostra pagina web o sul nostro gestionale, qualunque esso sia. Riusciamo a dare, senza utilizzare i dati e quindi senza obbligare il gestore a fare dei contratti di con carrier telefonici per dati, riusciamo ad avere delle informazioni legate al numero di battute stanno in macchina, quante erogazioni ha fatto, se ci sono problemi, se la macchina è ferma, se è in sottoscorta, e naturalmente attivando anche la funzione deconto, che a questo punto, a differenza dell'Apollo che faceva solo da deconto, possiamo attivare la funzione deconto, possiamo bloccare la macchina e gestire il nostro business, proteggere il nostro business. Beh, Giuseppe, io guardavo in un esempio che tu poco fa mostravi a una persona che è rimasto a bocca aperta, la funzione del controllo indiretta delle consumazioni. Che cos'è? Infatti la macchina equipaggiata con il sistema Apollo, che poi alla fine con il sistema WeDo, che poi alla fine si monta semplicemente diciamo in serie alla pompa per i tecnici del settore, quindi tutte le macchine hanno almeno una pompa, quindi si può montare un po' su tutte le macchine sia OCS che Oreca. A quel punto noi riusciamo a bloccarla o a caricarla in tempo reale. In tempo reale significa proprio che con un delay temporale di 30 secondi, un minuto, giusto il tempo della trasmissione, riusciamo a caricare la macchina, quindi trasmettere un certo numero di battute che la macchina è autorizzata ad erogare. Nello stesso tempo la macchina comunica a noi tutto ciò che sta facendo, quante battute sta facendo, minuto per minuto direi, cioè man mano che le fa. Questo ci diciamo, oltre a darci dell'informazione che è sempre importante, ma ci fa capire quasi immediatamente quali sono le macchine che hanno bisogno di essere ricaricate, cioè dove il mio tecnico deve uscire domani a fare le consegne. È un po' come avere un uomo all'interno di ogni macchina. Di ogni macchina, esatto. Ma non avendo il costo uomo. Assolutamente, non avendo il costo uomo, ma nemmeno il costo di gestione dell'uomo, nel senso che abbiamo un costo operativo praticamente zero. Ebbene, io da gestore, per esempio, posso andare ad acquistare un'unica volta l'interfaccia hardware, la collego alla pompa, inserisco all'interno, posso immaginare, una SIM ricaricabile e poi cosa succede? Dopodiché posso utilizzare il portale internet che noi mettiamo a disposizione, wedo.sistemivending.it. Proprio password e username, immagino. Loro si registrano come farebbero con la posta elettronica, fanno un loro account. A quel punto, una volta che hanno username e password, possono registrare i dispositivi che hanno acquistato. Lo fa automaticamente il nostro software di gestione, perché il WeDo ha bisogno di una prima configurazione, quantomeno il codice gestore, per far sì che altri gestori non utilizzano i nostri sistemi.
lo si collega alla porta USB, gli si dà la configurazione, gli si dice che deve essere utilizzato con un portale internet, con il portale internet, gli si mette username e password. Il cliente, una volta che accede al portale internet, trova una lista di tutti i suoi dispositivi che ha acquistato già pronti all'uso. Gli assegna l'indirizzo del suo cliente se vuole, dopodiché il sistema naturalmente sarà vergine, quindi avrà battute zero, gli faccio la prima carica di battute, 100 battute, dopodiché la macchina si predispone ad erogare 100 consumazioni. Giuseppe, per avere maggiori informazioni e sul prodotto e soprattutto su come andare a trovarlo, dove acquistarlo, da chi acquistarlo, qual è il sito di riferimento da poter consultare? Il sito è www.sistemivending.it, dove troverete certamente il WeDo, dove troverete l'Excellion, dove troverete anche iVending, che è il nostro software gestionale. E colgo l'occasione per dire che tutto ciò che abbiamo detto con l'utilizzo del portale viene fatto in maniera automatica per coloro che hanno iVending, in maniera tale che quando si ricarica, quando faccio la bolla di uscita, non devo stare lì a caricare a fare, ci pensa il software. Così come ci pensa iVending, ci può pensare altri software gestionali, tra i più piccoli e i più grandi utilizzati in Italia, per i quali è già pronta l'integrazione. iVending è un software di gestione pari a quelli dal nome un po' più blasonato, più conosciuto, del quale noi parleremo in un prossimo servizio totalmente dedicato, perché è talmente ampio da non poter essere condensato in pochissimi minuti. Giuseppe, grazie, grazie ancora una volta, sei stato cortesissimo come al solito, saluta pure come al solito gli amici di VendingTV.it. Un saluto, vi aspetto anche sul nostro, diciamo, sul nostro profilo Facebook, Sistemi Vending ci trovate, e su Vending News naturalmente. Bene, allora noi proseguiamo nel nostro itinerario all'interno dei corridoi di questa Venditalia 2014, una 4 giorni strapiena di persone, è un ottimo segnale per il vending, credetemi, con tante novità da andare a documentare attraverso le nostre telecamere e i nostri microfoni. Fabio Russo continua, seguiteci.